ha scoperto che suo fratello ha 20 centimetri nei pantaloni. Oh. Era più rosso del mio e andava eliminato. Feci uno stronzo così grande che otturai il sesso. Se... Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale di Il Segreto! Cazzo, sì, finalmente è tornato Il Segreto, porca puttana! Dopo un sacco di tempo che l'avevo parlato per la prima volta sul mio canale, ritorna In Segreto. Mi raccomando signori, 250 mi piace, arriva subito, dico subito, il terzo episodio. Nello scorso episodio siamo arrivati tipo a 430 mi piace, assurdo. Quindi oggi sfondate il tasto di mi piace, arriviamo a 250 e arriverà subito il terzo episodio. Perché ho un cappello con Marge Simpson? Volete vedermi senza cappello? Guardate i miei capelli, che merda! Meglio se teniamo il cappello e stiamo tranquilli. Se non conoscete il sito, basta scrivere su Google In Segreto. Le persone possono scrivere i propri segreti anonimamente senza che nessuno posso sapere chi è, più o meno. Funziona così. Comunque andiamo, primo segreto. Io gioco sempre all'Xbox ad Halo perché mi masturbo con la vibrazione del controller quando sparo. Cioè ti infili questa parte qui del controller. Madonna, che scena incredibile, signore. Che scena incredibile. Non si poteva iniziare meglio. Quando vado in bagno in casa dei miei zii in campagna, controllo sempre che non ci siano vespe, perché una volta mentre facevo la cacca mi sono accorto di una vespa e sono scappato urlando senza pulirmi. Non posso nemmeno dire ero piccola perché è successo un mese fa, donna di 22 anni. A parte che questa cosa è... cioè, mi succede anche a me. Ogni volta che mi siedo sul cesso, guardo, controllo che non ci sia niente. In realtà la mia paura più grande è che spunti un serpente. È esagerato, però magari un serpente che ti sale. Adesso non dite che non controllate quando vi sedete sul cesso se non c'è un insetto o una qualunque cosa. Cioè, pensateci. Ovviamente, quando vi sedete sul cesso voi guardate sempre se c'è qualcosa. Io lo faccio, poi voi fate quello che vi pare. Vi consiglio di farlo, perché magari spunta, non so, criceto... Ho un canale YouTube con quasi 2 milioni di iscritti. Il mio segreto è che su Instagram e su Facebook creo profili falsi dove mi insulto. Mi diverto un botto a vedere i miei fan che cercano di difendermi. Scusate raga, vi voglio bene, ma mi diverto troppo. O è un fake, o uomo di 20 anni, un canale YouTube italiano con 2 milioni di iscritti, potrebbe essere solo Favijay. Quindi questo è un segreto incredibile di Favijay, oppure è un fake. Nel caso, andiamo a controllare sul sito di In Segreto e cerchiamo Favijay, signori. Tona di 14 anni, voglio un fidanzato e siccome non ce l'ho, dico a tutti che sono fidanzata con Favijay. Beh, mi sembra assolutamente giustissima questa cosa. Vorrei tanto pomiciare e baciare Favijay, perfetto. Uomo di 21 anni, subito dopo essermi masturbato guardo un video di Favijay. Per farmi ammosciare il pisello in fretta e non tenere il bagno occupato per molto. Alla grande, perfetto. Possiamo andare avanti, perché qua sennò finiamo in delle brutte storie, lo so già io. Uomo di 17 anni. Mio nonno non mi parla da un mese perché gli ho detto che ho mangiato... No, ragazzi. No, questo mi fa morire. No, ragazzi, cioè non è una cosa sporca, però questa cosa mi fa morire. Mio nonno non mi parla da un mese perché gli ho detto che ho mangiato bene da mia zia. Così, completamente a caso. Cioè, il povero nonno. Ma perché? Si vede che ce l'ha con la zia, ma questo segreto ha 407 punti, 407 voti positivi. Mio nonno non mi parla più da un mese, vabbè. L'altra sera ero a fare un picnic in collina col mio ragazzo ed eravamo sul punto di farlo. Oddio, cosa succede? Ci siamo resi conto poco dopo che non avevamo il preservativo. Vabbè, sono cose che succedono, sarete andati a comprarli. E quindi l'abbiamo fatto con una fetta di prosciutto del panino del picnic. Allora, facciamo finta, questo è un pene e questo è una fetta di prosciutto. Cioè, hai fatto così con la fetta di prosciutto e anche...
Che buon sapore di prosciutto. Un grande intenditore. Ragazzi, c'è... Io non posso crederci che si è infilato la fetta del prosciutto dentro. Non è una cosa normale. E là, non so... Beh, no, non è una cosa normale, devo essere... No. La mia ex mi ha inviato... Attenzione, qua potrebbe esserci qualcosa di interessante. La mia ex mi ha inviato... La mia ex mi ha inviato foto di lei mentre tromba con il suo ragazzo. Molto interessante questa ragazza, molto carina, molto sensibile soprattutto. Te cosa hai fatto? Le ho inviate a suo padre. Oh! Oh, bitch, get out of the way. Bitch, get out of the way, get out of the way. Madonna, che Thug Life incredibile, signore. Qua ci sta tutto il Thug Life. Donna di 27 anni. Grazie ad anni di esercizi cominciati in tenera età, ad oggi riesco ad infilarmi una bottiglia di 2 litri di Coca-Cola nel culo. Ormai ho una galleria in mezzo alle chiappe. Dimmi come ormai è una galleria in mezzo alle chiappe. Donna di 27 anni, ormai è abbastanza cresciuta, devo dire. Direi che di esperienza ne ha. Signori, la boccia di Coca-Cola da 2 litri è tipo così. È tipo così. Per forza. Cioè, magari hai iniziato con la lattina, poi con la bottiglietta di vetro, poi dopo con quella da 1 litro, poi da 2 litri. Ci ha messo un po'. Uomo di 15 anni, signori. Mi piace il mio corpo nudo. Il mio pene mi arrapa troppo. Soprattutto i miei piedi. Mi ispirano sesso selvaggio. Cioè, adesso ditemi, perché ho letto questa cosa? Sono molto una cattiva persona. Non ho più voglia di vivere. Ciao. L'anno scorso episodio vi ho chiesto di l'altro che una bottiglia di Coca-Cola da 2 litri, boh. Nello scorso episodio vi ho chiesto di commentare sotto nei commenti. Vabbè, basta, vaffanculo. Cioè, ma io che cazzo ci sto a fare qui, boh? Allora, Menzo, devi stare tranquillo. Io lo so che questo cappello non ti fa andare il sangue al cervello. Però calmi. Allora, nello scorso episodio, signori, vi ho chiesto di commentare con qualche parola che posso cercare sul sito di In Segreto, perché c'è proprio la sezione cerca. Mi avete consigliato qualche cosa di interessante e mi raccomando fatelo anche in questo episodio. Così, completamente a caso, un ragazzo mi ha consigliato di cercare S5, il Samsung S5. Pensavo di avercelo piccolo. Partiamo alla grande, signori, partiamo alla grande. Ho la fobia di non poter soddisfare una donna con il mio aggeggio. Poco tempo fa me lo sono misurato e ce l'ho quanto un Samsung S5 in erezione. Ciao. Ma per fortuna, credo, sono ancora all'inizio dello sviluppo, uomo di 15 anni. Andiamo a cercare, signori, quant'è lungo un S5? Eccolo qua. Lunghezza Samsung Galaxy S5, 14 cm. Spero che ti cresca, fratello, ma soprattutto spero che... La batteria ti duri... Minchia, la batteria del Samsung Galaxy dura parecchio qui, mi dicono, eh. Fortuna che ce l'hai come il Samsung Galaxy, perché se avevi la batteria come quella dell'iPhone, amico mio, andavi poco lontano. Signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Madonna, sembro Dio. Signori, spero che questo video di In Segreto vi sia piaciuto. Mi raccomando, vi ricordo di lasciare 250 mi piace per il prossimo episodio che arriverà subito se li raggiungiamo, cazzo. Un mi piace, un commento, consigliatemi sotto le parole che posso cercare nel prossimo episodio. 250 mi piace e arriva subito. Un saluto da Menzo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.